Benvenuti amici YouTube, qui Okra 1993. Il video di oggi sarà un nuovo video di unboxing speciale natalizio. Mi sono fatto un regalo e ora vedrete che cos'è. Un box veramente enorme, guardate. Il box è grande, poi dentro bisogna vedere quanto sarà grande l'oggetto che sto aspettando. Box che mi è arrivato da Alessandro, che ringrazio tantissimo. Vi lascerò qui sotto il link del suo canale YouTube, un canale di unboxing in cui potete trovare unboxing generici. Quindi partiamo subito. Prima di partire, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciate un like al video se vi piace e condividete il canale con i vostri amici che giocano a Yu-Gi-Oh! Allora, scatola enorme che Alessandro ha riempito di nastro, come vedete. Proviamo ad aprirla, vediamo quanto ci metterò. Sicuramente sarà un processo lungo come sempre, anche se ora ho il taglierino, come sapete, però la vedo complicata perché c'è talmente tanto nastro che anche col taglierino si fa fatica. Allora, non so se vi farò già lo spoiler nel titolo, magari no. Se ho fatto spoiler nel titolo sapete già cosa sto aprendo, se non ho fatto spoiler nel titolo non lo sapete. Ovviamente ci sta a farsi un regalo per Natale, raga, dai. Un regalo inaspettato. Scrivete nei commenti qua sotto cosa pensate che possa essere questo pacco gigante. Non ce la sto facendo, raga, sapevo che non ce la facevo. Ok, vabbè, distruggiamo. Tanto ormai, come sempre, si fatica ad unboxare la roba qui. Si fatica tantissimo. Proviamo da questo lato, magari mi è più comodo. È stata sicuramente la migliore apertura di una scatola che io abbia fatto sul canale, però va bene. Allora, abbiamo carta varia, un buon imballaggio sicuramente, nulla da dire. Almeno sta scatola la posso buttare nell'immondizia a differenza delle altre che continuo a tenere per sicurezza. Allora, carta, qui c'è qualcosa già di fisico, attenzione. Carta, altra carta. In effetti il pacco è piuttosto leggero, ragazzi, quindi può essere che sia solo carta. Buon plus. Attenzione perché si vede già qualcosa. Ci siamo quasi, ragazzi, ci siamo quasi. Ancora carta. Era interessante la soluzione di imballaggio di questo pacco. Ho buttato giù anche le forbici. I più attenti avranno già capito che cos'è, secondo me. Avranno già capito che cos'è. Di cartone e altra carta. Beh, togliamo sto scatolone di mezzo. E questo è quanto. Ditemi se avete capito già di che cosa si tratta. Andiamo a spacchettare anche qui. Aspetta, ragazzi, ma se avete visto sono in una posizione diversa dalla solita. Attenzione qua, questo è il regalo di cui mi aveva detto. Wow, bello, questo regalino che
che mi ha voluto fare. Fantastico. Battle Pack 2, Guerra dei Giganti. Non so nemmeno, forse mi conviene tenerlo sigillato, lo tengo per collezione, veramente carino, grazie mille. C'è anche il regalino inaspettato. Resistete, raga, non posso farcela ad aprire sta cosa. La faccia dell'imballaggio. Una mossa sbagliata esplode tutto, attenzione. Beh, raga, direi che si è capito che cos'è. Se non avete capito che cos'è, fatevi una cultura su Yu-Gi-Oh! Perché evidentemente vi mancano dei passaggi. Era da un po' che lo volevo, anzi, diciamo che onestamente era dalla mia infanzia che volevo avere questo oggetto e non l'ho mai avuto, quindi ho detto, boh, vabbè, adesso la possibilità c'è, ci facciamo sto regalo di Natale barra di compleanno e me lo sono preso. Un dual disc. E voilà, wow, è fantastico. Ancora più bello di quello che immaginassi. Non avevo mai avuto. È tenuto abbastanza bene, come potete vedere. Molto molto bello. Non so neanche come funziona esattamente. Qua abbiamo lo slot per la magia terreno, questo me lo ricordavo. Bello. Poi ci sono i tastini qua, che ora vediamo se si accende. Sotto c'è l'impugnatura per poterlo mettere al braccio, ovviamente, come sapete. Come vedete la data qui, spero si veda leggermente, sì, 1996 Kazuki Takahashi, tanta roba veramente. Poi io non so neanche come si usa, ragazzi, ci deve essere un tasto per aprirlo, che se sbaglio a schiacciare viene giù tutto il setup. Sono veramente ignorante su sta cosa. Allora, sicuramente sotto qui abbiamo l'accensione, presumo. Sì. Ok, vedete qua si accende. Possiamo cambiare i life points. Come vedete. Tipo 5000 life points, bellissimo. C'è anche gli effetti di illuminazione qui che possono essere anche modificati. C'è anche la modalità numero 2, se non erro, che forse va a cambiare come si illumina. Sì, non vengono fuori le illuminazioni qui. E parte direttamente da 4000 life points, ovviamente, come nell'anime che si duellava con i 4000 e rimane fisso acceso. Questa probabilmente è la differenza. Sì. Qua possiamo andare a cambiare il conto dei nostri life points. Poi abbiamo la zona per inserire le carte, la zona del deck, tirando giù questo sportellino a molla. Mettiamo il nostro deck qui. Questo presumo, se non ricordo male, che sia il cimitero. Poi abbiamo lo spazio per i mostri, lo spazio per le magie e trappola. Ok, volevo solo aprirlo, fare la mossa dell'apertura, ma non so neanche dov'è il tasto. Ok, forse l'ho trovato. Qui esplode tutto, ragazzi, lo so già. Attenzione. Wow, infatti ha sbattuto contro il setup, contro il treppiede, però non è caduto niente, bellissimo, così è ancora meglio da vedersi. Quindi questo è quanto, volevo farvi vedere questo regalo che mi sono fatto. Il dual disc originale, la prima edizione, veramente veramente fantastico. Grazie anche perché mi ha lasciato le pile. Quindi vi invito nuovamente a passare sul canale di Alessandro, vi lascerò il link qui sotto in descrizione. Lasciate un like al video se vi è piaciuto questo unboxing particolare nostalgico del dual disc. Come
condividete il video con i vostri amici, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Auguri di buone feste a tutti voi e alla prossima!